Se ti interessa acquistare crediti FIFA scontati, clicca il link in descrizione. Ma bello a tutti ragazzi, eccoci qua. Ho fatto mette paura. Signori, siamo tornati con Mac Scureggia. Lo so che vi mancava, lo so. Mentre lo dico sento i controsensi. Perché signori, come può mancarvi lui? Non lo so, io con quella faccia fa vomitare solo a guardarlo. Nello scorso episodio eravamo rimasti in questa situazione qui. Eravamo primi a 4 punti sul Ghent che però deve ancora giocare. Quella che abbiamo giocato nello scorso episodio era l'ultima partita prima della pausa invernale. Quindi signori, a breve inizia il calciomercato e vediamo un po' se possiamo continuare o meno la nostra storia nel Logeren. Questo dipende da voi. E ragazzi, come al solito proviamo a superare i 20.000 likes per Max Scureggia, perché altrimenti lo sapete che fine fa il vostro culo, vero? Ci hanno inserito giocatore del mese, signori. Già lo vedo e sta avanzando il calciomercato, ragazzi. Eccolo qui, prima o poi arriveranno delle offerte, forse. Ed eccola qua, signori, c'è arrivata. Questa mattina ho ricevuto e accettato un'offerta per il prestito verso l'Ostende. L'Ostende, tra l'altro, è sempre nel campionato belga, quindi è sempre il campionato nostro. Quindi, fondamentalmente, se noi ce ne andiamo dal Lokeren, potremmo rigiocarci contro. Che sfiga. Teniamo in considerazione, ragazzi, ecco, questa è un'informazione aggiuntiva per voi. L'Ostende è dodicesimo in campionato. Stanno facendo schifo. Quindi, io tecnicamente, se accettassi questa offerta, lascerei una squadra in prima posizione per andarmene in una squadra in dodicesima. E tra l'altro, ridendo e scherzando, signori, già la vedo che si avvicina. La prima partita di campionato dopo la pausa invernale è proprio contro lo stand. Vediamo un po' questo. Ma quanto cazzo è grosso quello! Raga, è due volte me. Quello c'ha un petto che è grosso veramente come me messo in orizzontale. Ed eccoci, signori. Piove, l'arbitro è rosso più di noi. Vediamo un po'. Tu non saltare che te rompi. Vediamo un po' che succede. Eccola qua. Prima palla per Mac contro la squadra che ci vuole. Ma già li facciamo impanicare, ragazzi. Vediamo un po'. Oddio, c'hanno paura di me. C'hanno paura. Ah, no, questo è il nero gigante che ho visto. Ma questo è il fratello di Lukaku. Porca puttana, è de famiglia, esse enormi. Saltacco più storto della vita hai fatto. Eccolo qua. Eccolo qua. Lascia lì Lukaku. Madonna santa, ma questo è un wrestler, porca puttana. Quanto corre! Quanto cazzo corre questo? Fermatelo. Oh mio Dio, non lo ferma nessuno. Non lo ferma. Bravo Copa. Appoggia. Madonna, che testa storta, Zsa. Te e quelle cazzo di strisce che c'è in testa che tu chiami capelli. Oh, attenzione, potrebbe essere buono. Cosa cazzo ha parato? Attenzione, per Mac di testa. Dio santo, era spiccato lì in mezzo. Si vedeva solo un naso che sbucava in mezzo a un mare di teste. C'ha una pinna di squalo, non c'ha un naso quello. Vai, vai, lasciami lì Lukaku. Oddio, aspetta, lo devo confondere in qualche modo. L'ho confuso, l'ho confuso. Loco, mi ha rotto il culo, porca troia. Arbitro Roscio, dai, siamo compagni di vita. Per favore, punisci questo gigante. Mamma mia, quanto cazzo è grosso. Cioè, guarda rispetto all'arbitro. Mi libero, sono libero. Oh, mi ha visto. Mac! Mac! No, no, non sono stato io. Oddio, ero convinto. Ok, bella, bella, bella Mac, ok. Ok, vai in mezzo, vai in mezzo. Vai in mezzo, oh. Mac! C'ha il sinistro, non sei buono, manca salirci le scale. Oh, Zsa, guardami, bravo Zsa, ok. Ok, ci siamo infilati. Ci siamo infilati, porca troia. Corri Mac, non rompermi per favore. Mettila in mezzo. Aia, no, ci stanno a fare l'azione, ragazzi. Ci stanno facendo l'azione, ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta, ci hanno fatto. Gesù Cristo, toglietela. Dio, se abbiamo avuto culo a questa botta. Qui, ok, no. Ridammela, bravo. Mac a giro. Neggia, ma perché si immolano tutti ogni volta che tiro io? Lukaku, ti asfalto la mamma. Mortacci tuo. Non riesco, gli salto sulle spalle. Non mi si accorge neanche, sembro un brufolo. Sembro su di lui, bella, bella. Oh, attenzione, levati dal cazzo Luca. Sei proprio, no, rosso, rosso. Era già ammonito, era già ammonito. Arbitro, tiragli i capelli. Tiragli i capelli che tanto sono più rossi del cartellino. Fammi vedere sto doppio giallo. Fammi vedere sto doppio giallo. Ho fatto espellere il giocatore più brutto della loro squadra. Bravo, oh, attenzione. Mi sono infilato, mi sono infilato. No! Ok Mac, ok Mac, ok Mac. Tira Mac. L'ha parata. Raga, ma contro di me fanno Gesù i portieri. Vai Mac, questo potrebbe essere il tuo ultimo scatto di questa partita. Corri Mac, corri Mac. Ok, ok Mac, ok Mac. Ok Mac, lo fa. Ora è tutto suo, è tutto suo e fammer bruco. Eccolo qua Mac che va a chiudere questa partita. Signori, penso che con quel gol le trattative salteranno, perché ho pure esultato come uno stronzo. Quindi magari non me vorranno più, o forse me vogliono ancora. Vediamo un po' se riesco a fargliene un altro. No, ho cercato troppo questa volta. Me l'ha ridata, no. Aspetta, ce l'ho ancora.
Ce l'ho ancora. Ce l'ho. Aspetta. Oddio, no. Aspetta, ce l'ho. Mac, no, mi ha smorzato l'ultimo tiro. Fischia arbitro, è finita signori, ce la siamo portata a casa. Mac scureggia signori, migliore in campo. Ci siamo presi questo man of the match. E adesso signori, noi abbiamo il ritorno della coppa, dei quarti di finale contro l'Anderlecht. Avevamo vinto 2-1 all'andata, quindi ci basta il pareggio. No, non mi ha inserito, ma perché? Diciamo un minimo di senso ce l'ha questa cosa, perché abbiamo vinto all'andata. Quindi io spero sinceramente che non perdiamo adesso, perché sennò rosico se ci buttano fuori così, Riscaldate i pezzi di fango, dai. Io salto subito, ragazzi. Vediamo un po' cosa succede. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto 1-0. Vediamo un po' se arrivano altre offerte, ragazzi. Il nostro ingaggio si è alzato. Stiamo a 7 milioni adesso di valore. Oh, ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra, perfetto. Vediamo un po' cosa succede. Il Bordeaux ci vuole, ragazzi. Vediamo un po' che tipo di offerta è. È figa la Lega 1, però sinceramente vorrei vedere in che posizione sta il Bordeaux, perché se sta tipo in zona retrocessione non so quanto me convenga. Oh, il Bordeaux, ragazzi, è in piena corsa a scudetto, è terzo. Terzo a pari punti col Saint-Étienne, che è secondo, e il PSG è sopra solo di un punto. Però intanto noi signori ci dobbiamo concentrare adesso, perché abbiamo il Kotrijk. Guarda, guarda, le telecamere ci hanno paura. Eccolo qui, l'hanno trovato, ragazzi. Appena l'hanno inquadrata, visto, si è stoppata. Inquadratura dal basso verso l'alto, che si ferma. Guarda, guarda, ci hanno paura. Guarda come si alza piano piano. No, 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 no. Perché? Vai, li stiamo a fa' sembra forti, porca puttana. Deficiente! Madonna santa! Ha fatto quell'altro deficiente, ok. Ok. E fallo! Dai! Pigliate il fallo! Prenditi il fallo! Brutto stronzo! No, non pigliamolo di nuovo. Raga, Copa non sa uscire. Gli è entrato coi pugni nel naso. Mamma mia signori, primo tempo scandaloso. Primo tempo incredibile, abbiamo giocato di merda. Guarda qua, io non è che cazzo cerco qualcosa di impossibile. Cerco i passaggi semplici. Guarda! Che qualcuno me la dia, ok. Ok Mac, ok Mac. Ok Mac, ok Mac. Mac, Mac, Mac. Salva le partite. Salva le cazzo di partite. Fai cuoricini al pubblico e poi gli fai il bruco. Ridammela. Ok, forse la prendo. E l'ho lasciato lì. L'ho lasciato lì. L'ho lasciato lì. L'ho lasciato lì. Mac. M'ha ucciso. Ripassa. Oh. Tutto velocissimo. Overmeyer fa il secondo gol in Lega. Guarda qua. Boom. Che cazzo è successo? Guarda, se sta a guardare intorno. Non prendiamolo. Non prendiamo. Oh, lo vale. Perché lo guardate? Cazzo. Manca a calcetto i ragazzini. Ci hanno così paura. No, Oddio, ste cose. Ok Mac, oddio non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Vediamo un po' se riesco a farla l'ultima azione. Ah, ma non c'è il portiere, è vero. Oddio santo, mi ero scordato che non c'è. Oddio, oddio, oddio. No. Oddio, che cazzo. Mi ero dimenticato che non c'era il portiere. Stavo concentrato a guarda Mac che correva. E intanto c'era il portiere lì che si ammazzava, che non ce la faceva. Bruttissima partita a livello di statistiche comunque, ragazzi. Niente da vedere, niente di interessante. Ok ragazzi, siamo primi a tutti gli effetti. Il Ghent penso che abbia perso, perché c'ha una partita in più di noi e c'ha un punto in meno. È il 31 gennaio, c'è la partita contro il Liegi, è l'ultima giornata di calciomercato. Qui dopo questa partita scopriremo tutte le offerte finali e poi deciderete voi dove andrà Mac. Signori, non ci posso credere, siamo tornati punte. Oh mio Dio, è un giorno storico questo. È un giorno cazzo storico. Già già viene spostato a centrocampo, pezzo di merda, e noi siamo punte. Oh, c'è di nuovo l'arbitro rosso, ragazzi. Questo qua amico nostro, sembrava che stava a stringere la mano a Mac Scureggia vestito da arbitro comunque. Ok signori, Mac Scureggia da quant'è che... Stavo a dire appunto, da quant'è che non faceva il calcio d'inizio e fa già bordelli. Cala, già mi cerca, già mi cercano di testa, ragazzi. Non avete capito che sono alto un metro e un barattolo. Va bene, il panico, eccolo. È partito, il panico in tutti i sensi. Anche basta guardarlo, eccolo qui. Il panico, il panico, il panico. Me l'hanno deviata, vero? Ok, Mac, sei liberato. Ok, attenzione. Che schema. Madò, raga, questi mi intervengono come se dovessero salvarsi la vita ogni volta. Guarda lì che li sto imbrutti tutti, li sto imbrutti tutti. Sono libero, sono libero. Oh, m'ha visto per davvero. Oddio, m'hanno ucciso. Passa la Mac. Vai, 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 che andata, vai, che andata. Ridalla indietro. Oddio, sento sfondato tutto. Anche i culi delle zie. Sì, raga, ma abbiamo le proprietà di difesa di un arbusto, porca puttana. Ragazzi, fermatelo. No, 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 non prendiamolo, non prendiamolo. Oh mio Dio. Ti vedo. Ho fatto l'1-2 con l'avversario, ok. Corri, corri Mac. Non so dove andare, ragazzi, è tutto chiuso. Forse un po' di spazio l'ho trovato. Aspetta, aspetta. Passala, fai gol, oh mio Dio. Tutto Mac, non si è manco fatto abbracciare quello stronzo. Vieni qua, vado, aspetta, voglio andare lì. C'erano, eccoli, i compagni di squadra tutti vestiti di nero. Mi sembravano tutti quanti mister, ragazzi. Quanti cazzo ce ne abbiamo?
No, 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 oddio, lo spazio. Ma tu che cazzo d'azione! Oh, ma questi sono tutti rossi, raga, ma che è? Va de moda, mo, m'hanno visto a me tutti i rossi se stanno a fa'. Problema ad essere punta è che veramente devo contare solo sui compagni di squadra. No, già te stavo a di bravo, l'hai lisciata come uno stronzo. Vai, Mac! Vai, Mac! Oh mio... Fallo! Arbitro! Mamma, ammazzo il cane! Oddio, gliel'ho ripresa, ti uccido la sorella! L'arbitro lì non ha visto un cazzo, quello mi ha veramente messo il piede in culo. Ok, metti l'assist! Metti l'assist! Oh mio Dio, ma no! No! Raga, ce n'è... Oddio santo, raga, non confondete gli sport. Quello è taekwondo, madonna, gli stava a tirare un calcio nei denti. È finita, signori! È finita! Abbiamo vinto anche questa! Ok, signori, siamo nelle ultime 10 ore di questo mercato invernale. Non ci sono arrivate offerte adesso. Vediamo un po' se in queste ultime 10 ore arriva qualcosa. E se arriva, poi io lancio la palla a voi. E vediamo un po' voi che sorte decidete per Max Cureggia. Nessuna offerta in queste ultime 9 ore di mercato. Sono sempre le stesse. Quindi, ragazzi, adesso tocca a voi. Vediamo un po' cosa scegliete tra Lokeren, Bordeaux o Stand. Però, ragazzi, per questo episodio siamo arrivati al termine. Spero, come sempre, che Max Cureggia sia nei vostri cuori. Spero che possiate lasciare un like in modo tale da superare 20.000 likes come gli scorsi episodi. E quindi, ragazzi, come già detto, per questo episodio per oggi è tutto. Lasciate un like, lasciate un commento. Sto di me, saluta, bella. Tanto lui non sente niente, non sa che è un coglione, quindi non sa cosa sto dicendo. È vero che sei uno stronzo. Hai già parlato. Tanto lo sanno tutti che copi più di Pai.